796件意大利返还的中国文物，五年以后在北京再次见到56件文物的回归。这次的，这是马家窑时期的，这次一共有8件啊，八件，哎，一共有8件，都是5000到4000年时期。让他翻译一下。4600到4300，这是八。这属于马场时期人形纹，人形纹，这是三角形的宽带。Passo avanti verso l'utilizzo ottimale della diga Olivo, che sbarra il torrente omonimo in territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e del sistema di tenuta, contenuto all'interno del piano di gestione dell'invaso che era già stato approvato. È un passaggio importante perché consente di effettuare lo sfangamento dell'area sovrastante il paramento di monte dell'invaso e la rimozione del sedimento nell'area dell'opera di presa e dello scarico di fondo. Operazioni che hanno il duplice scopo di mettere in sicurezza le aree in questione e di garantire un ottimale funzionamento dell'infrastruttura. Sarà possibile, inoltre, un maggiore accumulo di acqua nella diga, che ha una capacità totale di 15 milioni di metri cubi. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo arriva dopo il parere favorevole della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Effettuati i sopralluoghi nei complessi termali di Acireale e Sciacca. Si completa una nuova tappa del percorso tecnico e amministrativo che punta alla riqualificazione e al rilancio degli impianti. Dopo la verifica dei luoghi effettuata a Sciacca nelle scorse settimane, oggi i componenti del tavolo tecnico, istituito dal presidente della regione Renato Schifani e coordinato da Simona Vicari, hanno visitato i siti termali di Acireale. Oltre a Vicari, presenti anche il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive Carmelo Frittita, un funzionario del Dipartimento Tecnico delegato dal dirigente generale Duilio Alongi e Luciano abbonato in rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti, che fornisce l'assistenza tecnica alla Regione. In entrambi i siti termali, spiega il presidente Schifani, sono state completate le analisi sulle acque e procediamo speditamente col cronoprogramma che conduce all'obiettivo che ci siamo dati. Riportare questi asset a nuova vita, offrendo servizi per la salute e per il turismo da troppo tempo assenti dalla nostra isola. Per la riqualificazione e la valorizzazione dei due complessi abbiamo destinato 90 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Dopo la recente delibera del CIPES, che ha ratificato l'accordo per la coesione siglato con la Presidenza del Consiglio, entro fine dicembre pubblicheremo l'avviso esplorativo per la ricerca dell'operatore economico a cui affidare la progettazione, la costruzione e la gestione dei complessi termali. In questo processo di riqualificazione e di rilancio delle stazioni termali, è importante che il territorio sia pronto ad accogliere e valorizzare la prevedibile crescita di flussi turistici che deriverà dalla riapertura di questi poli attrattivi e che modificherà l'economia di queste aree della Sicilia. Il nostro progetto, aggiunge Schifani, prevede il pieno coinvolgimento dei territori. Ci auguriamo che le due località possano sfruttare questo tempo per programmare la realizzazione di infrastrutture necessarie e creare le migliori condizioni di contesto dal punto di vista imprenditoriale. Aspetti indispensabili per cogliere al meglio l'occasione di sviluppo offerta dal rilancio delle terme. La campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore" della Polizia di Stato ha fatto tappa, ieri, ad Adrano, in vista della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Poliziotte e poliziotti del Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno incontrato oltre 300 alunni delle scuole medie e superiori della città nell'incantevole Giardino della Vittoria, nel centro storico, per illustrare gli strumenti di prevenzione e le strategie di intervento attuate, quotidianamente, dalla Polizia di Stato a supporto delle vittime di violenza. L'evento,
promosso in sinergia con l'Associazione Donna Fenice di Adrano, presente nel territorio per attività di contrasto alla violenza di genere. È stata l'occasione per dialogare con gli studenti e per sottolineare l'imprescindibile necessità di denunciare ogni sorta di maltrattamento e prevaricazione. Alle ragazze e ai ragazzi di Adrano i poliziotti hanno raccomandato di non sottovalutare mai qualsivoglia forma di discriminazione, spesso premessa di gravi atti di violenza. Di parlarne in famiglia e con i docenti, rivolgendosi pure alla Polizia di Stato e alle forze dell'ordine, pronte per ascoltare e intervenire in qualsiasi momento. Al riguardo, sono stati ricordati i contatti da utilizzare anche per semplici segnalazioni, anche anonime. Nello stand tematico allestito con una postazione mobile al centro della villa comunale, gli agenti della Polizia di Stato, specializzati nel contrasto ai reati di violenza e maltrattamento, hanno distribuito una brochure materiale informativo, predisposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell'ambito della campagna permanente Questo non è amore. A partecipare all'iniziativa di prossimità sono stati gli alunni e i docenti degli istituti comprensivi canonico Vincenzo Bascetta, Giuseppe Guzzardi e Giuseppe Mazzini, del liceo classico e scientifico Giovanni Verga, dell'istituto tecnico Pietro Branchina, della sezione locale dell'Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente Benedetto Radice e degli istituti professionali Eris e Ars. Dopo la trionfale edizione 2024 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, kermesse estiva di prestigio internazionale che si è affermata tra le stagioni di riferimento della Sicilia e del Mediterraneo, facendo registrare quest'anno oltre 45.000 presenze. Per un afflusso senza precedenti nella storia culturale e musicale dei siti archeologici isolani, il coro lirico siciliano è pronto a varcare i palcoscenici europei. Il tour vedrà gli artisti siciliani esportare la professionalità, arte e bellezza della Trinacria attraverso la rappresentazione del capolavoro verista pucciniano, Tosca, per la produzione di Opera 2001, con la direzione artistica e tecnica dei due grandi, vulcanici produttori Luis Miguel Lainz e Mariangel Lainz e un cast di artisti di altissimo livello. In occasione della tappa maltese, l'ente lirico siciliano sarà protagonista, invece, di una inedita e rara Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi.